Benvenuti e bentornati sul nostro canale. Secondo Vlogmas e oggi decoriamo casa insieme. Vi faremo vedere qualche spezzettone e poi vi faremo vedere proprio tutto come messo, perché se doveva stare dietro a fare ripresa per ogni cosa non finisce più. Quindi adesso noi abbiamo tutte le nostre cosine qua sul tavolo e per terra. Questa roba qua sono le cose che abbiamo comprato in questi giorni e le cose per terra sono le cose che avevamo già gli altri anni. E non vediamo l'ora farvi vedere che cosa c'è, perché ci sono un po' di cosine nuove che avete visto nell'altro vlog, alcune no perché le abbiamo comprate ieri. C'è una chicca molto molto carina che poi vi dirò qual è. Quindi adesso ci mettiamo all'opera. Ragazzi, alla fine abbiamo deciso di farvi vedere poi tutto sistemato perché c'era tanta roba. Ci abbiamo messo 5-6 ore, quindi è stata molto lunga. E adesso vi facciamo vedere un po' tutto. Partiamo subito da qua, che è... qui attaccato alla finestra ho trovato un sacchetto con le pigne. Poi qui così c'è lo schiaccianoci vicino alla foto con la nonna di Manuel. Qua, come avete già visto prima, anche c'è tutto il nostro presepe, che abbiamo dovuto fare una sponda perché i gatti già hanno provato a salire. Qua c'è tutta la mensolina con il trenino, il coso delle essenze, la scritta Noel e poi le palline colorate. Quanto. Qui nei cubotti invece c'è la renna che Manuel fa girare sulla pallina. Qui così abbiamo messo la pallina con la casetta e negli altri due riquadri ci sono sempre le macchine. Qui così c'è la casettina che purtroppo non funziona più. Alla fine nell'angolo abbiamo messo l'albero, abbiamo spostato la stagera, vabbè sapete cosa intendo, dall'altra parte e lì abbiamo messo il mostardello. Invece sulla mensola con il quale abbiamo messo questo festone e quel piccolo dettaglietto. Qui sul termosifone Manuel ha avuto l'idea di mettere il babacetto, poi una decorazione giusto di così. Sì, e la palla dall'altra parte. In alto nella luce ha voluto mettere un pendaglio. Invece come centro tavolo c'è questo qua che ha fatto mia suocera l'anno scorso
e abbiamo voluto riutilizzarlo perché è veramente bellissimo. Come ultima cosa, ragazzi, abbiamo messo questo ramo di pino vero che ci ha dato mia suocera, questo fiocchettino e un altro pendaglio, giusto per fare tipo una ghirlanda, perché abbiamo guardato ma costano veramente tanto le ghirlande da mettere qua. Allora ragazze, una chicca di quest'anno è una cosa che abbiamo comprato ieri ed è bellissima, adesso Manuel ve la fa vedere perché è veramente spettacolare. E volendo fa anche la musica, non l'attacco perché sennò esce il copyright, ma è veramente bellissimo, mi piace un sacco. Allora adesso vi facciamo vedere non nel dettaglio tutto quanto visto insieme, perché prima abbiamo fatto solo dei dettagli. Qui ragazzi abbiamo messo il cartello buone feste, alla fine abbiamo deciso di tenercelo in casa. Allora ragazzi, invece per quanto riguarda la cucina siamo stati molto più easy, perché comunque le decorazioni sono quelle che sono, abbiamo dato molto più importanza alla sala perché comunque è il luogo dove ospiti le persone anche a Natale, quindi è più carino avere più quell'atmosfera proprio bella bella. Devo dire che anche di qua è molto carino, nei prossimi anni poi compreremo magari più festoni e faremo molte più cose, quindi di qua è meno rosso. Però diciamo che è anche carino lo stesso. Adesso vi faccio vedere. Allora, alla finestra abbiamo appeso questo mazzo che ci aveva fatto l'amica di mia suocera 2 anni fa, mi pare. Molto molto carino, e siccome sta ancora tenendo abbiamo deciso di metterlo. Non guardate fuori che ci sono le cose che ci siamo dimenticati di togliere. Sopra il microonde abbiamo messo la candela che abbiamo comprato, con un po' di verde, una pallina rossa, una pignetta, il nostro, cioè il mio calendario che mette a fuoco, ok? E sulla maniglia qua del mobiletto abbiamo messo un po' di rosso. Calcolate che abbiamo messo queste cose qua sulle maniglie appunto per dare un po' di colore. Lì così anche abbiamo messo, però non so cosa si vede, abbiate pazienza, ma è sera, un pezzo di corda rossa, cioè avete festone. Capito il festone comunque. E sulla penisola abbiamo messo il runner che ci ha regalato mio suocero quando siamo venuti ad abitare qua, che è molto molto carino. Invece lì sopra ho messo giusto una stellina, un po' di rosso anche qua che mi avvicino per vedere che si veda un po' di più, e ovviamente un pupazzetto. Lì sopra c'è il buone feste, aspettate che appeso c'è il buone feste perché abbiamo messo un'altra cosa sulla scala. Sulla cucina ve la faccio vedere così, è molto semplice, ci sono le maniglie con un po' di rosso e giusto un po' di qualche pigna lì sopra. È un bicchierino qua che avevo fatto io quando eravamo a Torino. Invece di qua ci sono le luci che dovevano andare fuori sul balcone, ma poi siccome sta piovendo abbiamo deciso di metterle qua nella cucina. Avevamo esatto. Lì sopra c'è la scatola natalizia, poi c'è i cuoricini, scusate ma va fuori fuoco, i cuoricini di Vale, ecco che si spengono le luci, che corrono tutte qua, ci sono. C'è questa che l'abbiamo presa da Pepco ieri, la casetta, una pallina che Manuel ha messo dentro una lucetta così almeno fa un po' di luce, e questo babbo che è spettacolare, ve l'avevo già fatto vedere, mi piace un sacco, veramente carino. E qua sotto abbiamo messo la piantina che c'era di là,
il tronchetto del matrimonio di Vale con le pigne davanti, l'angioletto dell'atun, carinissimo, e questa campana di vetro col bambino. Invece come presine abbiamo preso queste qua l'altro giorno, rosse, così almeno si abbinano bene con il Natale. Per andare su ho messo il babbo sul cancelletto e poi qua il mancorrente l'abbiamo fatto così. È veramente carinissimo, con un po' di rosso anche, veramente spettacolare. Là c'è un Fusi, ciao Fusi! E nell'arco sopra, come facciamo di solito, abbiamo messo un festone, ma mi sa che ve lo faccio vedere da su perché sennò non si vede niente. L'arco praticamente si presenta così con un festone e lì c'è l'altra, un'altra cosina molto carina con la volpetta, che però non riesco a farvela vedere perché purtroppo c'è poca luce dall'altra parte, però c'è una volpina. Invece lì così c'è una ghirlanda che abbiamo trovato, neanche ci ricordavamo di avere, e quindi l'abbiamo messa qua così. Quest'anno abbiamo deciso di decorare anche un minimo la stanzetta perché Yuri si fermerà qui poi Natale fino a dopo Capodanno, quindi abbiamo detto, per farlo un po' sentire, anche per fargli sentire un po' di atmosfera, abbiamo decorato anche qua, non tantissimo perché non avevamo tantissime cose, però qualcosina abbiamo fatto. Sopra la scarpiera abbiamo messo un piccolo festone con la stella di Natale che ci ha regalato mia suocera, che deve stare in un posto dove non arriva Mimmi perché sennò la mangia. Sulla finestra le abbiamo messo una lanterna, questa decorazione che avevo fatto io sempre a Torino, e qui c'è il tronchetto. E poi qua così ovviamente anche c'è una piccola decorazione che è molto molto carina. E poi gli abbiamo messo giusto un po' di luci lì così per fare atmosfera. E qui così c'è un piccolo pupazzo di neve, carino carino. In camera nostra partiamo dalla tele, che c'è questa piccola decorazione. Nuova. Nuova ovviamente, che avete visto. Qui ragazzi invece c'è la campana che c'era già gli altri anni, che è carinissima. Invece qui sulla scrivania abbiamo messo quel scoiattolino, la candela quella al, come si chiama, eucalipto, e l'altra candelina. Alla finestra abbiamo messo un pochino di luce anche lì. Qua dove ci sono i miei trucchi ho cambiato i fiori e abbiamo messo questi qua. Poi qua dove c'è il mio, diciamo, quadro, non so come chiamarlo, di dell'oroscopo, c'è questa decorazione che è veramente bella anche questa, cioè mi piacciono un sacco tutte quante. Qua si è incastrato, non so perché, vabbè dopo la cambio. E poi dove ci sono i quadri ci sono queste lucine fatte a casetta che sono veramente bellissime, mi piacciono un sacco. Bisogna solo metterle un po' meglio perché da mano stanno dritte e da me scendono. Per quanto riguarda il letto c'è questa fantasia qua che avete già visto come copripiumone. E poi da Pepco abbiamo preso questi copricuscini che sono molto molto carini. Questo qua verde ha sia questa fantasia qua che questa, e invece quelli bianchi sono solo così. Però devo dire che sono veramente belli. Allora, sono qua vicino all'albero, giusto per dirvi due o tre cosine. Ieri siamo andati in altri posti, siamo andati a Pepco, Mappamondo, e siamo andati alle serre a Chieri e abbiamo trovato qualcosina in più. La cosa che a me piace un sacco e sono veramente felice di aver comprato è
la cassetta di Babbo Natale di mia lettera, ci sono le mosche ancora, io non capisco come fanno a esistere ancora queste mosche. Mi piace un sacco, infatti abbiamo speso un pelino di più delle altre cose come decorazioni, però ne vale la pena, è veramente carino. E... ma non mi ha guardato un po' così, però è carino. Le altre cose sinceramente le abbiamo pagate come negli altri posti, quindi più o meno siamo di 2,99, 3, 4, quindi molto molto carini. Il prossimo anno credo che prenderemo poi delle cose su Shein, magari un po' prima, perché se no, se tu le vai a prendere ovviamente sotto il Natale, ti costano un sacco e spendi troppo. Quindi il prossimo anno magari prendiremo più cosine, copri divano, prenderemo cosine un po' diverse da quello che abbiamo preso quest'anno. E niente, questo era quello che volevo dirvi. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se vi è piaciuto questo home tour della casa in stile Natale. Non abbiamo decorato il bagno perché non avevamo più cose da mettere in realtà, e fatemi sapere se c'è qualche decorazione che vi è piaciuta di più di qualcun altro. Fatemi sapere se avete voglia, cosa avete messo voi quest'anno nelle vostre case. E io ora vado a preparare il risotto ai funghi, che abbiamo fame, dobbiamo mangiare, sono le 7:15 ed è meglio che mangiamo qualcosina. Quindi niente, ci vediamo comunque nel prossimo vlogmas, che è martedì, e vi mando un grosso bacione. Ciao ciao!